Gennaro Di Carlo, allenatore della, di Capo d'Orlando di Serie A1, viene invece qua a Gela per un'iniziativa dove la pallacanestro si cerca di inculcarla proprio ai più piccoli, ai più giovani, bambini di scuola elementare e addirittura materna. Ma il basket chiaramente è un fenomeno che deve partire dal basso, necessariamente la base sono i bimbi e dunque è da qui che nasce tutto. La passione di Salvatore nasce da quando eravamo bimbi tutti e due e dunque questa passione porta poi dopo a dei grandi traguardi. Oggi chiaramente in Sicilia la società di riferimento è l'Orlandina Basket, ma credo che realtà come questa di Gela, che voglio dire stamattina porta 1000 bimbi in palestra, e di assoluta eccellenza, dunque sono fenomeni questi che andrebbero portati ad esempio in tutto quello che secondo me è il territorio nazionale, non soltanto quello siciliano, e sostanzialmente tutto nasce da qui. Ha fatto un esempio che poi però, come dire, riesce ad essere difficilmente collocabile nel nostro territorio. Sia lei che Bernardo avete amato la pallacanestro perché a Caserta c'era una squadra di A1, c'era una squadra che addirittura ha vinto un campionato e quello è diventato il traino. Qua fare innamorare questi bambini di uno sport dove non c'è una squadra che fa da riferimento e da traino è ancora più complicato, immagino. Ma da questo punto di vista a me piacerebbe un po' allargare gli orizzonti, significa che mi piacerebbe tanto che questo fenomeno che personalmente sto vivendo a Capo d'Orlando, che è la Serie A, diventasse un fenomeno non più di, diciamo così, della città Capo d'Orlando, ma un po' il fenomeno del territorio Sicilia, dunque un'eccellenza siciliana in tal senso. E dunque mi piacerebbe allargare gli orizzonti e far sì che un domani anche i ragazzi gelesi abbiano come riferimento la città di Capo d'Orlando in quanto squadra di A1 e avere gli idoli anche se sono, voglio dire, a Capo d'Orlando. Io credo che con Gennaro avere vissuto il sogno di Caserta, quella è la classica dimostrazione che partendo da zero, da niente, quattro ragazzi casertani alla fine, se vedete la finale scudetto vinta a Milano, una squadra fatta da credo 10 decimi del settore giovanile, la maggior parte casertani, più due stranieri, forse più Sandro Dell'Agnello. Quello era l'esempio lampante che sognando, partendo da un settore giovanile importante, si possono raggiungere i traguardi. Oggi Gennaro rappresenta di più, Capo d'Orlando rappresenta di più. Capo d'Orlando è la dimostrazione che una città è risorta attraverso una squadra di basket. Oggi quella città vive di pallacanestro, non c'è un'economia, c'è un'economia parallela che si è sviluppata attorno a una società di basket. Era questo quello che volevo fare capire io agli amministratori gelesi tanti anni fa e fin quando avrò voce per parlare continuerò a farlo. Gela ormai non vive più di raffineria e lo sappiamo benissimo. Gela può rinascere attraverso lo sport, attraverso il turismo, attraverso le bellezze locali. Lui è la dimostrazione che un uomo del sud ce la può fare, lui ce l'ha fatta, lui è partito facendo l'assistente in 10.000 squadre di settore giovanile, grandissima competenza, grandissima abilità, poi ce l'ha fatta, ha fatto la gavetta e è diventato allenatore di Serie 1, di una realtà importantissima come Capo d'Orlando, non della società ultima arrivata. Quindi oggi lui testimonia quello che può fare un ragazzo del sud, testimonia quello che può fare una società del sud in un territorio difficile come quello che può essere Gela, ma che non era meno difficile sicuramente Capo d'Orlando di qualche anno fa.